Bentrovati a una nuova tappa, la quarta per la precisione, del nostro cammino alla scoperta dei sacramenti che affiancano l'unione coniugale, quindi affiancano anche il sacramento del matrimonio. Una iniziativa, l'amore familiare, vocazione e via di santità, voluta dalle pastorali familiari delle nostre chiese umbre, dalla Conferenza Episcopale Umbra, e sostenuta anche dai media cattolici, in primo luogo Maria Vision. Vi trasmettiamo proprio dagli studi di Assisi di Maria Vision, ma anche da Umbria Radio in Blu e dal settimanale La Voce, una sinergia tra media cattolici che servirà a rilanciare, che vuole proprio rilanciare e condividere con tutti voi i messaggi che ci arrivano in questa settimana. È la quarta, come vi dicevo, i messaggi, le testimonianze che arrivano dalle famiglie della nostra regione, delle nostre chiese diocesane. Ecco, oggi parliamo soprattutto del sacramento della penitenza, della riconciliazione, e lo facciamo con una diocesi che è quella di Orvieto Todi, perché il nostro, oltre che un cammino, un percorso attraverso i sette sacramenti, in vista dell'incontro mondiale delle famiglie che ci sarà a giugno a Roma, ma anche nelle nostre chiese locali, lo dicevo, il nostro non è solo un percorso attraverso i sacramenti, ma anche un cammino attraverso le nostre otto chiese umbre. E allora, da Orvieto Todi, io saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi Noemi Laurentini ed Emiliano Chioma. Grazie, grazie, per essere, grazie a voi. Grazie per essere con noi. Come sapete, per chi ci ha seguito fin dall'inizio, le nostre puntate cominciano però con una meditazione proprio sul sacramento che è l'oggetto, il tema di questa puntata, una meditazione che come sempre affidiamo a Fra Graziano Malgeri, frate francescano minore del SOG, Servizio Orientamento Giovani. Lo ascoltiamo insieme e poi torniamo qui in studio. Il sacramento della riconciliazione celebra la misericordia del Padre che è, scrive Papa Francesco, l'architrave che sorregge la vita della Chiesa, quindi non solo di quella universale, anche della Chiesa domestica. Familiarizzare con questo sacramento per ogni coppia di sposi in Cristo e nella Chiesa è essenziale. Perché? Innanzitutto per ricordarsi di essere costantemente dentro un vortice di misericordia, di essere, direbbe sempre Papa Francesco, dei misericordiati, un neologismo ficcante per dire perdonati, investiti di una fiducia che forse noi non ci accorderemmo mai, ma che lui invece non si preoccupa minimamente di poter riversare sulla nostra vita. Scrive il Cardinal Newman: il Padre ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Poi è utile ricorrere per gli sposi a questo sacramento per imparare a perdonare, facendo cioè un super dono al partner, questa è l'etimologia della parola, scegliendo cioè di non allearsi col male, di non dare spazio a quel rancore sordo che si annida nel cuore e che poco alla volta lo avvelena. San Paolo dice che la carità, che è il nome dell'amore in cui due si sposano, non tiene conto del male, cioè non se lo annota in un taccuino. Nel mio paese si direbbe me la segno e mi ricordo di quello che mi hai fatto. Ecco, è un'altra logica, quella della carità di cui si parla in San Paolo e nella Bibbia, ma richiama più la capacità di perdonare, di comprendere la debolezza altrui, provando anche con fatica a scusare l'altra persona, come Gesù disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È interessante che Gesù avrebbe potuto perdonarli direttamente lui, i suoi uccisori. Mi fa pensare, lo sentivo qualche giorno fa anche nelle parole di una testimone dei nostri tempi, il fatto che lui chieda al Padre di perdonare i suoi uccisori perché lui ancora è uomo e come uomo forse fa anche un po' fatica, ma il Padre perdona sempre. E invece la tendenza è quella di cercare sempre le più colpe dell'altro, immaginare sempre più cattiverie, le dietrologie, i non detti, supporre la malizia in ogni cosa che il partner fa.
e scaricare sempre addosso all'altro la responsabilità di tutti i problemi che si succedono in una famiglia ordinaria. Ora capisco che il perdono non è facile da dare, no? E innanzitutto appunto è un dono da chiedere allo Spirito Santo, però è anche un atto di volontà. Almeno il decidere di voler perdonare comporta un cammino di conversione. Ecco perché il sacramento è detto anche sacramento della penitenza, che non ha a che fare tanto con le penitenze che ci vengono inflitte, ma penitemini vuol dire proprio convertirsi in latino, e da penitemini viene penitenza, cioè l'incontro del cuore che si pente con il Signore che lo accoglie e fa festa nel sacramento della riconciliazione. Ciò presuppone innanzitutto il dover passare attraverso l'esperienza liberante di comprendere e perdonare innanzitutto se stessi. Tante volte i nostri sbagli, lo sguardo critico delle persone che amiamo, hanno alimentato il male del secolo, lo chiamo io, che è il sospetto. L'altro è sempre un potenziale nemico da cui difendersi. Gli scenari europei tristi di questo tempo ne danno ulteriore prova. È qualcuno da cui stare alla larga, partner compreso. Allora sei sempre pronto a difenderti. Il Papa dice in Amoris Laetitia: c'è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare se stessi, di saper convivere con i propri limiti e anche di perdonarsi per poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri. Ma prima ancora, dico io, è necessario lasciarsi perdonare dal Padre senza condizioni. Il perdono del Padre del Cielo non si compra, non si merita, è gratuito. Allora quel rancore sordo o manifesto che coviamo dentro e quella guerra, quel focolaio nel cuore che si accende spesso e talvolta sembra non spegnersi, è necessario tenerlo sotto controllo, perché sennò potrebbe fare dei danni irreversibili. E ricordandoci che la vera riconciliazione non rifugia dal conflitto, non significa non litigare mai e non andare mai in conflitto, ma si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo, attraverso la pazienza, attraverso la trasparenza nel dire le cose, attraverso l'umiltà di riconoscere che forse se l'altro mi è ostile, io qualcosa l'avrò fatta o non l'avrò fatta per renderlo tale. Capite, il perdono è una realtà complessa, non è semplicemente un po' di buonismo, una spolveratina di buonismo. E poi dice un autore che non è di per sé un teologo, ma che contiene un seme di verità in una sua canzone, Niccolò Fabi, vince chi molla, è una verità che assolutamente possiamo estendere anche per la famiglia. E concludo dicendo questo: un giorno un giovane sposo, di fronte alle recriminazioni continue, alle accuse che la giovane moglie gli faceva, lui era il male di tutto quello che stava succedendo in famiglia, e a un certo punto, piuttosto che difendersi, si arrese e le disse forse la cosa più saggia che avrebbe potuto dirle: secondo me la tua lotta è molto più profonda, vatti a confessare, cerca il perdono del Padre, poi ne parliamo, perché io non ho più niente né da dire in mia difesa né da dire per risanare questa situazione. Sarà lui che si incaricherà di fare questo. Allora al Padre l'ultima parola per essere coniugi misericordiati e genitori dispensatori di perdono. E abbiamo sentite le parole di Fra Graziano Malgeri, ecco, ci hanno portato, ci hanno avvicinato, ci hanno portato dentro al nostro tema di oggi: la famiglia insegna l'amore ed il perdono, proprio perché il sacramento, come vi dicevo all'inizio, che in qualche modo ci accompagna nella puntata di oggi, è proprio quello del perdono e della riconciliazione. Allora ne parliamo, come vi dicevo prima, con Noemi Laurentini ed Emiliano Chioma, che collaborano con l'equipe di pastorale familiare della diocesi di Orvieto Todi. Ancora un benvenuto a voi. Ecco, parlare di riconciliazione, Noemi ed Emiliano, significa toccare, se vogliamo, il tema del tradimento e del perdono che ne consegue, ovviamente non sempre, ma auspicabilmente. Si comincia a tradire in un certo senso, in un certo modo, quando non ci si accoglie più. Sono esperienze, io credo, molto più frequenti e molto più comuni di quanto, purtroppo, insomma, molto più frequenti di quanto ci si possa aspettare. Allora, Noemi, comincio da te. Ecco, come nasce? Cominciamo proprio dal principio, dalla prima scintilla di come nasce la vostra coppia e come si arriva al vostro matrimonio. Allora, noi ci siamo conosciuti giovanissimi, poco più che ventenni, e abbiamo subito deciso di creare una famiglia,
Ed effettivamente però c'era una maturità, un'immaturità di base, di fondo, e anche noi non sapevamo bene veramente chi fossimo. In più la nostra coppia la vivevamo in maniera molto superficiale, non andavamo nella profondità di noi stessi, non ci raccontavamo. Quindi abbiamo portato avanti la nostra famiglia, la nostra storia, insomma, in maniera molto così superficiale. E, fino a che poi un giorno sono incominciati dei problemi riferiti al lavoro di Emiliano e si è venuta a creare, diciamo, questa situazione, insomma, molto difficile che ci ha provato particolarmente. Emiliano, è stato proprio il lavoro, la miccia che ha causato un po' questo scoppio per voi? Sì, beh, all'inizio è stato, diciamo, un grosso colpo, la perdita del lavoro, la perdita di un'economia familiare che poteva aiutare per sostenere, ecco, le nostre spese, le nostre situazioni. E, il lavoro è venuto a mancare per vari motivi e abbiamo subito anche, diciamo, un'alluvione, perciò abbiamo vissuto, diciamo, momenti molto pesanti. E automaticamente nel cercare di risalire la china, abbiamo cercato, ecco, di ritrovare una sorta di tranquillità economica, ma senza riuscirci, diciamo, realmente. Quindi vivevamo, diciamo, questa pesantezza di nuovo, ancora sempre di più, e automaticamente io ero molto concentrato nel cercare, ecco, questa strada nuova e trascuravo, diciamo, tutte le esigenze della famiglia, tutte le esigenze di Noemi, di mia moglie. E avevamo già due figli, dunque era una situazione molto pesante. Ecco Noemi, è lì che è cominciata a nascere un po' quel sentimento di infelicità che poi vi ha portato ad una fuga l'uno dall'altro. Sì, è stata dura, insomma, abbiamo vissuto momenti difficili, ero anche giovane, immatura, quindi non avevo anche proprio diciamo, i mezzi per poter affrontare tante cose, no? Quindi ero molto arrabbiata con lui e quindi il fatto di non vivere una comunione, non vivere insieme questo momento di difficoltà, le difficoltà stesse che rendevano tutto più difficile, l'arrivo poi di una terza persona che mi ha fatto mettere la nostra storia tutto in discussione, quindi per un periodo ci siamo separati, ognuno la sua strada, insomma. È stata una fuga abbastanza pesante. Sì. Per andare dove, insomma? Che cosa stavi cercando in quel momento? Beh, sicuramente diciamo ero provata di tutto quello che avevamo vissuto, perché è stata comunque una situazione di disagio che è durato abbastanza, qualche anno. Quindi sicuramente fuggire da tutta quella pesantezza e avevo anche sinceramente il desiderio di voler vivere qualcosa di più nella coppia, cioè sentivo che comunque eravamo chiamati a vivere più nella profondità, no? Con l'altro, con la persona che avevo vicino, però in quel momento con Emiliano non era possibile perché appunto per quello che lui ha detto non aveva la testa in quel momento per fare questa cosa, quindi tutto un insieme di cose che mi hanno portato insomma sia sì, ad allontanarmi. Emiliano, questa lontananza, queste fughe solitamente portano le famiglie verso una risposta, è un cammino che nella gran parte dei casi, ahimè, porta verso una separazione definitiva. Nel vostro caso invece c'è stata qualcos'altro, è iniziato un lavoro innanzitutto ognuno di voi su se stesso. Sì, hai detto proprio bene, ecco, c'è stato questo periodo di lontananza, è stato usato da entrambi, fortunatamente nello stesso momento, per lavorare su noi stessi, per comprendere di più di noi stessi, cercando di migliorarsi, nei vari percorsi, nei vari anche, diciamo, aiuti avuti da amicizia, fratelli nella fede. È stata una grazia aver vissuto anche quel momento di lontananza dove sembrava, diciamo,
no? Di esserci proprio persi ormai, però abbiamo smesso di pensare all'altro, abbiamo un po' pensato un pochettino un po' più a noi per lavorare a livello introspettivo, per crescere come persona. E automaticamente questo lavoro ha portato un frutto, per grazia anche. Io ricordo molto bene quel periodo, mi ricordo molto delle sere passate nella mia vecchia cameretta, perché comunque il lontanamento mi ha portato a dover tornare dalla mia famiglia d'origine, e dunque le notti passate nella mia vecchia cameretta di quando ero ragazzo, l'ho passata lì pregando per mia moglie, pregando per la nostra famiglia, e chiedevo al Signore di poter diventare quel marito che lei meritava di avere. E perciò ecco questo cambiamento di noi stessi, del modo di porsi verso l'altro, ha portato poi piano piano dentro di me anche a iniziare a elaborare quello che è il cammino del perdono. E come vi siete ritrovati? Lui ha parlato di una grazia, ma in che modo vi siete ritrovati? Allora, ci siamo ritrovati una sera, su questa noi ce la ricorderemo sempre, questa famosa panchina a Orvieto, insomma, dove abitiamo. Abbiamo parlato tantissimo quella sera, però in un modo diverso rispetto a come lo facevamo prima. Non c'era più la rabbia, non c'erano più, cioè c'erano le ferite, però abbiamo cercato di intraprendere un discorso puntandolo verso il bene, comprendendosi, e ci siamo raccontati ognuno quello che aveva provato, e l'altro ha giustificato, si è scusato, spiegando che anche l'altro aveva in quel momento delle difficoltà. Quindi ci siamo chiesti scusa a vicenda per quello che ci eravamo, diciamo, per le ferite che ci eravamo causati, no? E diciamo che ecco, è stato un momento, cioè in quel momento credo che è iniziato veramente il nostro matrimonio. Perché questa crescita, la crescita che lui diciamo diceva prima, no? Ci ha fatto capire appunto chi eravamo noi, chi eravamo l'uno per l'altro, e quindi in quel momento, ritrovandoci, abbiamo creato un nuovo noi. Io personalmente ho riscoperto la bellezza della nostra coppia che prima non vedevo. E quindi ecco, è una grazia, cioè quello che ci è capitato. Avevano perso tutte le speranze, noi in primis, sì. Gli amici, diciamo, non lo so, ma insomma non se l'aspettavano questa nostra riconciliazione, e l'unico che ci ha sempre creduto è stato il Signore, nel senso che aveva grandi progetti per noi. Noi vabbè, non lo sapevamo, l'abbiamo saputo dopo, però ecco, è stato un momento molto bello e significativo. Da lì in poi abbiamo cominciato, insomma, veramente la nostra storia in pienezza, l'abbiamo iniziata a vivere in pienezza. Emiliano, c'è un'immagine che ti è cara delle Sacre Scritture, quella delle nozze di Cana. Sì. Anche voi avete sperimentato le nozze di Cana, perché il vino buono è arrivato dopo. È arrivato dopo, sì, effettivamente è così. Finisce il vino e se ne accorge una donna, effettivamente nella nostra situazione, lei si è accorta che c'era qualcosa che non andava. Perciò è la donna che si accorge e denuncia qualcosa, denuncia un allarme, è finito qualcosa. Bene. E io rivedo molto, diciamo, quello che abbiamo vissuto in quel passo là, perché soprattutto anche quando poi dopo il Signore chiede di riempire le giare, no? Ai servi, e questi servi per noi sono stati tutte le persone che ci sono state vicine in quei momenti. Quegli amici di cui parlava. Quegli amici di cui parlava lei perfettamente, che in quel tempo là riempivano con acqua nuova, che è anche un simbolo di vita nuova, quelle giare che erano le nostre situazioni, i nostri
non so come dirti, Gesù, la nostra contenitore emotivo, il nostro contenitore psicologico, ok? E lo riempivano con qualcosa di nuovo, faticando. Perché io penso che in quel passo chi doveva riempire quelle giare sicuramente non aveva il classico rubinetto che abbiamo a casa, ma doveva andare fuori in un pozzo, tirar su con fatica e ritornare, magari inciampava e cascava un po' d'acqua e doveva ritornare a prenderla. Dunque è un lavoro faticoso, bene? E, però è necessario, come è stato necessario, vivere i momenti belli e diciamo i momenti sani, diciamo di quel periodo, e i momenti di pesantezza. Sono stati necessari tutti e due per arrivare dove? A quel momento dove stavamo su quella panchina che diceva prima Noè. E dunque, ecco, io rivedo molto della nostra storia nelle nozze di Cana, dove poi il Signore compie il miracolo. Ha trasformato l'acqua fresca, sì, sì. E sorgiva, diciamo, in vino buono, il migliore che c'era in quel, sì, banchetto. Però non lo fa subito, perché? Perché non è ancora il momento, dice. Bisogna che devono accadere determinate cose. Ecco, Noemi, la chiave di volta che ha rimesso in piedi quell'arco che si era spezzato, era crollato, è un po' il tema della nostra puntata, è il perdono, è la riconciliazione, sì. È quello che ha rimesso in piedi voi due come arco che è un tutt'uno, insomma. Sì, allora il perdono ovviamente è una grazia, cioè umanamente è difficile, logicamente perdonare una ferita non è semplice, c'è sempre bisogno dell'intervento di qualcuno di molto più potente che va a smuovere, insomma, dentro di noi cose profonde. Io, diciamo, mi sono resa conto di averlo perdonato, di essere passata oltre a tutto quello che c'era successo quando non provavo più rabbia nei suoi confronti e anzi ero dispiaciuta per quello che lui aveva provato in quel periodo difficile dove magari io mi sentivo abbandonata, anche usata, insomma, nelle varie situazioni che ci sono state. E quindi lì ho capito che era cambiato qualcosa e che ho risentito nuovamente il desiderio di ricominciare con lui. Che era guarito qualcosa, che era cambiato qualcosa. Un desiderio, una nostalgia mi viene in mente. Emiliano, dove siete arrivati oggi? Tu e Noemi, perché questa bellissima storia io credo che la state mettendo non ora, ma nel vostro cammino di famiglia in diocesi a servizio delle altre famiglie. Ecco, hai detto bene, siamo, diciamo, ancora in cammino, dunque non si smette mai, si finisce mai di cercare di arrivare. Oggi la nostra situazione è sicuramente diversa da prima, perciò abbiamo molta più consapevolezza di chi è l'uno per l'altro, no? Cerchiamo di essere molto più di sostegno l'uno per l'altro, di essere molto più complici nelle cose, ok? Di parlare molto di più, di dialogare molto di più. Quando vediamo che c'è qualcosa che non va, lo esprimiamo, ce lo teniamo subito dentro, no? Per poi vedere se cambia qualcosa. Non cambia nulla, sei sempre più male te e basta. Perciò automaticamente abbiamo, diciamo, un modo diverso anche di comunicare. Ci comunichiamo più le cose. E questo migliora noi stessi, ma migliora anche tutto quello che ci abbiamo intorno. Perciò oggi possiamo dire sicuramente di essere venuti fuori da quella situazione di pesantezza, di stallo, okay, che non ci faceva crescere. Sicuramente il perdono aiuta, perché perdonare aiuta molto chi perdona e chi viene perdonato anche, logicamente. Ma tanto anche chi perdona. Perché? Perché ti toglie quel rancore, quella pesantezza, quel sasso che hai qui e ti aiuta molto ad andare avanti, a crescere anche nella fedeltà. E quindi è un dono importante da donare all'altro, credo che si chiami proprio apposta perdono, e perdonare se stessi agli altri, a me viene da dire, e senti tanto l'efficacia, perché è nel donare che si riceve, ed è vero, questo è verissimo. Ecco, tra i tanti strumenti che questo cammino ci porta a conoscere, a spiegare, a raccontare a chi ci segue, ne aggiungiamo un altro che lo troviamo nelle ultime parole che ci ha detto Emiliano,
che è quello di comunicarsi sempre le cose, dirsele, perché non ci sia un cumulo di cose non dette che poi diventa l'ostacolo principale, correggetemi se sbaglio, nel guardarsi negli occhi. Ci sta davanti una montagna di cose non dette, non risolte, che rimangono lì magari da anni e che non ci permettono più di guardarci negli occhi, come invece a voi per fortuna è capitato in quella famosa panchina di Orvieto. Grazie per la vostra testimonianza, grazie a Noemi ed Emiliano, e noi continuiamo come sempre con le parole dei nostri vescovi, dei nostri pastori. Ascoltiamo quelle del vescovo di Orvieto Todi, Monsignor Gualtiero Sigismondi, e poi ci ritroviamo qui. La via familiare del perdono e della riconciliazione è molto stretta, non se ne può parlare in astratto, ma richiamando la testimonianza di chi questa via l'ha percorsa fino in fondo, ogni giorno. Ricordo che una persona, parlandomi delle difficoltà che incontrava a percorrere questa via, mi diceva: guardo su e mando giù. E poi aggiungeva: per fare questo esercizio ho bisogno della preghiera, della sopportazione silenziosa, della fedeltà di una donazione totale. E poi, incalzato da qualche mia domanda, questa persona aggiungeva: rispetto quotidiano della libertà altrui, sorvegliando la porta delle labbra. È stato il modo in cui, sia pure con le lacrime, ho percorso questa via stretta. Consapevole che il matrimonio è una struttura umana, ma anche una infrastruttura sacramentale. Consapevole, aggiungeva, che la famiglia è una miniatura della Chiesa. E torniamo in studio dopo le parole del vescovo della diocesi di Orvieto Todi, Monsignor Gualtiero Sigismondi, e dopo la bella testimonianza che abbiamo sentito prima nelle parole di Noemi ed Emiliano. Ed accogliamo qui in studio un'altra coppia della diocesi di Orvieto Todi, e cioè Claudia Marini e Andrea Spatola. Benvenuti. Grazie. Voi siete corresponsabili insieme con Don Piero Grassi della pastorale familiare, appunto, della diocesi di Orvieto Todi. Ecco, il segno che ci raccontate oggi in questa seconda parte della trasmissione è un cammino un po' particolare che riguarda la preparazione al matrimonio. Spesso le coppie di sposi che nelle nostre chiese locali, in parrocchia o nelle diocesi si avvicinano alla data del matrimonio, spesso queste coppie cercano delle scorciatoie in qualche modo per arrivare alla meta, poi nella frenesia degli ultimi mesi di preparativi al matrimonio, esatto. Allora Andrea, invece voi in qualche modo avete interpretato quello che sicuramente da molte coppie è un desiderio, quello di non trovare e cercare scorciatoie, ma di fare un cammino diverso. Esatto, poteva essere un'occasione, abbiamo capito, anche perché ci siamo formati un po' sul nostro sacramento dopo sposati, e abbiamo capito che poteva essere un'occasione preziosa per far fare un'esperienza di chiesa, di famiglia grande, alle coppie che chiedevano questo sacramento. E anche noi, quando l'abbiamo fatto noi, c'eravamo l'avvocato, lo psicologo, il ginecologo, e sinceramente non è che c'è stata un'esperienza di chiesa. Allora abbiamo detto: sai che facciamo? Proviamo a proporre questa cosa. E quindi ci siamo chiesti cosa potevamo fare per veramente mettere i promessi sposi in questa situazione di incontrare poi una chiesa diversa, proprio con il percorso. E allora Claudia, invece che una formazione che si potrebbe, come dire, trovare in qualsiasi percorso lavorativo, a moduli, dove quasi mettere la firma per arrivare in fondo, invece il ruolo dell'attrazione, la testimonianza, che è quello che... Questo calore lo volevamo far sentire, volevamo far gustare a queste coppie la bellezza di essere chiesa, prima di tutto.
di sentirsi in famiglia. E allora, prima della pandemia, abbiamo pensato di cominciare a preparare la sala parrocchiale che accoglieva questi fidanzati in maniera molto particolare, in collaborazione con altre coppie di sposi, tra cui Emiliano e Noemi, che prima hanno testimoniato, eccetera. Abbiamo cercato di addobbare la sala come fosse una sala di casa, proprio con i tavolini apparecchiati, centrotavola, i fiori, la musica di sottofondo. Delle coppie cantavano, altri facevano dolci, piccoli, insomma, momenti per condividere un caffè. Ecco, è diventato proprio un luogo bellissimo dove sperimentare la bellezza di sentirsi accolti, amati, graditi. Ecco, in questo momento abbiamo visto che si affacciava questa tensione verso la bellezza di stare insieme. E era poi una bellezza condivisa insieme ai sacerdoti, ai consacrati, che con noi veramente vivevano questa bellezza familiare, che poi era l'humus che creava e generava il desiderio di vivere ancora in parrocchia questa bellissima esperienza. Quindi diciamo che funzionava. Per noi eravamo arrivati a un punto in cui dicevamo: ah, questa funziona bene così, la manteniamo. Quindi ci eravamo messi abbastanza seduti su questa cosa. Rivolgere ai fidanzati dei contenuti insieme a questa bellezza della relazione. Ecco. Profumo di famiglia, profumo di comunità, famiglia. Profumo di famiglia di famiglie, perché si estende alla comunità. Andrea, poi però è arrivata la pandemia. Che è poi è arrivata la pandemia e a quel punto ci ha messo un po' in crisi, perché quello che pensavamo di aver trovato, la famosa soluzione che ogni tanto a livello pastorale uno dice: ho trovato la soluzione, e il Signore te la mette, te la rovescia. E da una parte ci può essere la tentazione e anche la giustificazione di dire: con la pandemia questo non si può fare, non facciamo più nulla, aspettiamo che passi tutto e le coppie faranno, si organizzeranno. E invece, siccome noi non ci arrendiamo e quindi siamo rimasti in preghiera a chiedere al Signore cosa possiamo fare, Lui ci ha ispirato l'idea di dire: questa è l'occasione per trovare una soluzione, qualcosa di nuovo. Probabilmente c'è qualcosa di nuovo che ci voleva far fare. E abbiamo realizzato dei video con tutti i contenuti del percorso, inserendo dentro le testimonianze, cercando di renderli anche un pochino più piacevoli anche da vedere, spezzoni di film, per rendere un po' la cosa, esercizi visto di che era a distanza, meno certo, pesante. E abbiamo creato questi video e incontravamo le coppie una volta a settimana online, si vedevano, però il primo tentativo si collegavano tutti insieme poi per fare la condivisione. Però 30-35 coppie su uno schermo, la relazione non si riusciva a costruire, era proprio come quella di una grande sala che tu parli, fai una domanda ma non rispondeva quasi nessuno. Esatto. Sì, non rispondeva quasi nessuno. E allora, dopo questo primo anno così, in cui i video sono stati apprezzati ma mancava un po' la relazione, quella a cui ci tenevamo, perché è quella che aiutava a farci sentire proprio famiglia di famiglie, l'anno successivo, stanchi di fermarci, dice: cosa possiamo fare di più? Dividiamo queste coppie, facciamoli collegare, non tutti insieme, ma piccoli gruppetti, con una coppia di sposi che li coordina e 2, 3, massimo 4 coppie di fidanzati. E quindi questa condivisione in piccoli gruppetti ha funzionato, sta funzionando, domani concluderemo con un ritiro perché finalmente riusciamo a vederci in presenza, però dai ritorni che ci sono la relazione è nata, c'è chi è riuscito a invitarsi a cena, c'è chi scherzava anche nonostante la difficoltà del mezzo del computer. Comunque la relazione è nata e ha favorito questo scambio comunque di esperienze, ma anche di testimonianza di fede, che è quello che, insomma, a cui ci teniamo particolarmente. Quindi, Claudia, il vostro segno si è dovuto in qualche modo evolvere, adattare con necessariamente la creatività, la fantasia che spesso caratterizzano i nostri percorsi pastorali. Sì, in effetti necessariamente abbiamo visto e assistito veramente che il Signore chiamava le coppie di sposi ad essere questo segno visibile del suo amore. Perché? Perché le coppie di sposi, veramente mettendosi in gioco e creando queste relazioni che, come dice il nostro vescovo, le chiama, cominciate a costruire la Chiesa goccia a goccia. E la cosiddetta pastorale del campanello, dove le coppie di sposi coscienti, che sono segno visibile dell'amore di Gesù, che vive con loro stabilmente, cresce con loro, vive nell'ambiente, proprio nella questa piccola chiesa domestica, è pronto ad accogliere chiunque veramente voglia entrare in questa realtà domestica dove lui vive
vive ogni giorno, proprio come ci fosse nell'azione quotidiana di ogni vita, della vita degli sposi, una liturgia domestica che proprio può essere gustata e assaporata nelle azioni quotidiane dei nostri giorni. E quindi questo assaporano i fidanzati. Questo testimoniano le coppie di sposi ed ecco che qui ricominciare un'evangelizzazione a partire dalle famiglie che diventano il vero segno, e questo è il nostro segno nella nostra diocesi, ma credo che sia il segno che il Signore sta chiamando a rivivere in tutto il mondo, no? Perché è veramente un modo di portare questa grazia proprio fattivamente a contatto e nella relazione diretta con chi cerca Gesù. Dal campanile al campanello, che è un'immagine tanto cara al vostro vescovo Gualtiero. Allora Andrea, sperando che la pandemia ci lasci presto e definitivamente, vi state preparando a tornare in presenza? Sì, sì, ce lo auguriamo che questa possibilità ci sia e di cogliere un'altra opportunità che il Signore pure ci ha ispirato e che ci suggerisce da tempo e che anche il nostro vescovo, in questo pastorale del campanello, lui rivede come la famiglia proprio di quella chiesa di Aquila e Priscilla, lo chiama lui, che possa veramente essere dei portoni di accesso poi alla chiesa, a riportare la gente poi alla fede piena. E quindi l'idea prossima, appena si potrà rivedere con più tranquillità, è che le coppie di sposi, invece di collegarsi attraverso un video, possano ospitare a casa propria le coppie di fidanzati, vedere con loro il video, condividere con loro sia quello che vedono attraverso il video, quindi le testimonianze, gli aspetti che riguardano la relazione, il perdono e tutte le tematiche che vengono toccate un po' dal nostro percorso, ma soprattutto poi testimoniare la loro fede, quindi la presenza viva di Gesù nella casa che può veramente fare la differenza, quindi rimettere un po' Gesù al centro un po' della nostra pastorale e dell'evangelizzazione, che poi è quello che funziona di più di tante chiacchiere, di tante catechesi. Ecco, ci avviciniamo verso la conclusione e torniamo al tema della nostra puntata, di questo appuntamento. Claudia, la famiglia può davvero essere il luogo privilegiato per sperimentare la riconciliazione, il perdono, e in questo le vostre famiglie, quelle che fanno parte di questo segno, di questo circuito, di questo cammino, possono essere, torniamo al Covid, contagiose anche per tutto il mondo che ci circonda. Ma noi dobbiamo testimoniare che le famiglie che ci aiutano in pastorale sono quelle che hanno veramente sperimentato questa azione di grazia continua attraverso Gesù, il loro sposo, che veramente viene nella nostra umanità e quindi in questa diversità che necessariamente poi produce scontri, produce fatiche, sofferenze. Ogni giorno, quotidianamente, noi siamo chiamati a un perdono quotidiano. E se noi scopriamo questa fonte d'amore potenzialmente infinita di Dio in mezzo a noi, che vive con noi, vive ogni giorno le nostre difficoltà, riusciamo veramente a superare quei conflitti, a vivere il perdono e ad essere contagiosi nel perdono, fonte di vita per altre persone. Ed ecco che noi miriamo a far accendere le coppie di sposi, a far capire e a crescere insieme a loro per capire la nostra identità di sposi e la nostra missione di Chiesa. Perché è così che si può rendere visibile quella bellezza che poi da cui attingere e che poi può essere la vera fonte del perdono e della gioia e della comunione nella nostra Chiesa. Ed ecco perché torniamo al nostro punto di partenza, la famiglia insegna l'amore ed il perdono e ce lo hanno testimoniato dal vivo, diciamo, direttamente con la carne anche le coppie di sposi presenti con noi oggi nello studio qui di Maria Vision. Allora ringrazio anche voi Claudia e Andrea, Claudia Marini e Andrea Spatola della Pastorale Familiare della Diocesi di Orvieto Todi. Il nostro incontro, come sempre, si chiude anche con un invito, quello a partecipare in qualche modo per chi l'ha già fatto in passato o per quelle coppie che non lo hanno fatto ma hanno il desiderio di farlo, a seguire l'incontro mondiale delle famiglie che ci sarà l'ultima settimana di giugno a Roma, ma che mai come quest'anno, anche per questioni come dire legate appunto alla pandemia e alla situazione che stiamo vivendo da oltre 2 anni, sarà vissuto soprattutto nelle periferie, nelle nostre chiese diocesane e anche con eventi a livello di regione ecclesiastica Umbra, quindi mettendo insieme le 8 chiese
diocesane in eventi anche comuni da vivere insieme, magari in uno dei nostri bellissimi santuari che abbiamo in Umbria. Grazie ancora. Grazie. Claudia. Grazie a te. E Andrea, vi lasciamo proprio con questo invito alla giornata, all'incontro mondiale delle famiglie. A presto. Ehi famiglia, ci andiamo anche noi? Dove? A Roma e in tutte le nostre diocesi. A fare che? Con chi? Perché? Al 10° incontro mondiale delle famiglie, dal 22 al 26 giugno. Sì! L'amore familiare. Vocazione. E via di santità. Il mio unico amore.